approvato all'unanimità dal Consiglio Comunale il piano regolatore portuale di Napoli, che entrerà immediatamente in vigore. Il progetto per il porto è arrivato in questi mesi alla stretta finale dopo un lungo percorso iniziato nel 2000. Importante sotto il profilo urbanistico e ovviamente anche sotto il profilo economico. Con questo lavoro si chiude il tassello della regolamentazione delle trasformazioni del territorio della città. Mancava il porto di Napoli, con una regolamentazione che aveva, che risaliva ormai agli anni 50, ormai superata anche sotto il profilo delle esigenze delle attività economiche. È un'attività produttiva il porto, in quanto tale deve dare agli operatori che ci lavorano e a quelli che vogliono investire la certezza delle regole. Questo è il lavoro che Il piano, che definisce la nuova configurazione del porto, prevede fra l'altro una netta separazione fra l'area per il traffico dei passeggeri e l'area dedicata al traffico delle merci. Sono espressamente previste indicazioni per la riduzione dell'impatto ambientale, in primo luogo delle emissioni inquinanti nell'atmosfera. Ma innanzitutto un'apertura, come ho detto prima, molto maggiore del porto alla città. Insomma, oggi ancora molti napoletani non sono mai andati nel porto, se non magari per prendere un traghetto o un aliscafo. Quindi pensiamo alla mobilità, alle infrastrutture in ferro, i parcheggi, perché c'è un piano parcheggi importante, soprattutto per chi viene dalla provincia e poi deve attraverso le navette andare nelle zone anche a traffico limitato. C'è un rafforzamento di tutto l'aspetto logistico, della cantieristica e poi una grande sfida che è quella del progetto Molo Beverello, i cui lavori devono terminare nello stesso tempo in cui termina Stazione Municipio, quindi fino a 2014, inizi 2015. Poi con Molo San Vincenzo invece stiamo già lavorando da tempo molto alacremente anche con la Marina Militare per consentire che per l'America Scappa l'anno prossimo il Molo San Vincenzo sia completamente, e non solo momentaneamente, ma completamente aperto ai napoletani.